Junior Kelly, ecco. Oh, finalmente rieccoci. Mi piace questa situazione. Anche adesso, guarda, l'ultima volta ci siamo visti era tutto molto diverso. Molto diverso. Alla nostra, alla tua. Nostra. Alla salute di chi ci va male che possa durare quanto sto bicchiere di Monoi. Bravo! Quindi è la goccia. No. Vabbè, ci serve un po' di tempo per fare quattro chiacchiere. Dicevamo, un po' di tempo è passato, è successo l'ira di Dio in mezzo. Sono contento che tu ti sia tolto la maschera in senso stretto e figurato. Uno, perché così ci possiamo bere qualcosa insieme. Assolutamente. È più comodo. Prima con la cannuccia. Eh sì, è molto più comodo. E poi perché, vabbè, insomma, sei passato attraverso un sacco di roba nell'ultimo periodo. C'è Sanremo e tutta la polemica che l'ha preceduto. Ci sono tante cose che ti hanno portato davvero a togliere la maschera, come dicevamo. Ti sei esposto molto, hai scelto di farlo anche a livello personale, ti sei raccontato assolutamente tanto. Assolutamente sì, è stato. Insomma, era arrivato il momento giusto di farlo. Mm. Maggior ragione per quello poi che è accaduto. Tutte le dicerie che sono state dette sul mio conto, quindi ho sentito a maggior ragione il bisogno di raccontarmi un po' di più. Non del tutto, sono tanti lati del mio carattere, della mia vita che non sono ancora mai usciti. Mm. Però era giusto, secondo me, parlarne di alcuni lati personali, perché è giusto poi farsi conoscere anche per quello che si è. Dal momento che tu arrivi ad un grande pubblico, secondo me è giusto che il grande pubblico possa essere a conoscenza di quello che si è anche oltre la musica, in parte, no? E l'ho fatto in maniera naturale, perché già l'avrei voluto fare di mio, un pochino aprirmi, anche perché aprirsi, parlare, fa sempre bene, no? Sì. Diciamo che ogni persona che incontri durante la tua vita può rivelarsi anche una sorta di psicologo, no? Io potrei essere il tuo psicologo davanti a questo drink, e tu potresti essere il mio psicologo davanti a questo drink. Purtroppo, gran parte delle persone vede lo psicologo, il parlare di sé, come io non sono malato, certo, non ho bisogno, certo. Non sono matto. Mm. Quando in realtà i veri matti sono proprio quelli che non parlano, che non esternano, che non riescono a trasmettere quello che pensano ad altre persone. Quindi io apprezzo molto di più chi va da uno psichiatra, e magari per gran parte della popolazione può risultare un pazzo, rispetto a chi piuttosto che uno che dice: no, io non sono matto, non ci vado allo psicologo, non ho bisogno di si tiene le turbe, esatto, e poi si sfociano in altri problemi. Certo. Mentre io, la mia ragazza comunque frequenta, va da uno psichiatra, ha avuto dei problemi, stava male, ha avuto dei disturbi alimentari che l'hanno tenuta un anno in una clinica, anoressica, era arrivata a pesare 37 kg e io non mi è mai venuto in mente di giudicare una persona perché certo. Si va a far curare, anche adesso che sta bene. Ma certo. Soprattutto per una persona che sta male, che fa bene, insomma, parlare, continuare a parlare con degli specialisti che ti aiutano anche nel momento di salute buona, no? Certo. Tu stai bene, comunque ti aiutano a portare... Ti tengono in quel giusto equilibrio, che poi serve a stare bene. Cioè, ragazzi, Tra l'altro sei tipo in camicia di forza nella copertina del tuo ultimo lavoro. Fa paura, perché io poi prevedo sempre le cose, capito? No, stai buono, che secondo me hai più di una... Lo sai, no? Tutto quello che io ho fatto e detto, poi per forze comuni, forze esterne, come vogliamo chiamarlo, l'allineamento dei pianeti sono avvenute. E quando ho visto la copertina, ho vissuto quello che è accaduto, ho detto: ecco, ho scritto un'altra linea del mio futuro. Mamma mia. Vabbè, ma ascolta, hai scritto tante cose molto tra l'altro, visto che rimaniamo sul discorso che hai iniziato, parlare con qualcuno fa bene, in assoluto. Tu sei uno che parla molto di sé nella musica, lo fa davvero, e lo fa nei dischi, lo fa con una costruzione di disco, lo fa, quindi non sei uno che guarda: ah, devo fare la hit, poi un'altra hit, e poi tiro in mezzo questo disco playlist. Tu fai un disco in cui si parla molto di te. La musica è terapeutica per te, cioè lo senti il fatto di scrivere? Certo, sì, no, lo sento. Guarda, ricordo ancora quando scrissi Magica Pula e la feci ascoltare a dei ragazzi, no? Miei amici, miei conoscenti all'epoca, perché gli amici
difficile trovarli, no? Sì, poi li puoi trovare, io ho scoperto che puoi trovare un amico anche a, ho visto anche a 40 anni, sì, mio fratello trovare un amico più vero magari di tanti altri conoscenti che reputava amici in passato, più vero a 40 anni, quindi non è la, la cosa che gli amici sono quelli che ti porti da bambino, è vera, ma non è una... aiutami, non è una regola fissa, non è una regola, certo. non è solo quello, certo. non è solo quello, sì, sì. Quindi credo nelle amicizie che nascono anche spontaneamente per caso e che poi ti porti avanti per tutta la vita. Ho visto amici tradire mio fratello, amici di mio fratello tradirli, sì. Migliori amici tradirlo, sì, e poi ho visto amici che ha conosciuto dopo dargli molto di più in molto meno tempo per molte situazioni di vita certo. Passate che hanno in comune, anche perché poi quando ti incontri a una certa età probabilmente non incontri tantissime persone, ma quelle con cui hai quella che si può definire affinità elettiva, cioè tu capisci, sì, che cazzo abbiamo... Esatto, no? Esatto. E sì, tornando al discorso appunto dei dischi, Magica Pura fece ascoltare al gruppo di amici che frequentavo, che merda, ma no, ma sta roba è impossibile, come fa a piacerti sta roba, ma frate, ma sei una pippa, devi migliorare il rap, vero, devo migliorare il rap, per ma carità. Dite quella roba è una merda, ad oggi conta 20 milioni e passa di streaming, di platino, esatto. Vorrei andare a quello che diceva una merda e faceva rap e dire, oh, guarda che sta merda, avevo lì, esatto, a te, esatto. Capito? Quindi, c'era questa roba qua, quindi, forse. Quindi ho sempre visto la musica come, sì, come dici te, e sin dal primo disco ci entro dentro, ho cercato di trasmettere qualcosa di più che una canzone basta, certo. Di trasmettere proprio la mia persona in quel momento in un disco, di mettere il mio periodo di vita che stavo correndo all'interno di un disco, e penso che questo disco qui sia stato fatto ancora di più, cioè mi sono immerso ancora di più nella musica a livello mentale, certo. E di vita, e penso che chi ascolta questo brano e va a ascoltare brani come Ferite, che io non volevo far uscire, pensa, il brano Ferite, che l'hai ascoltato? Sì, certo, certo. Io volevo tenerlo per me, ma nessuno mi aveva detto di non farlo uscire, anzi chi lo faceva ascoltare piangeva quando lo ascoltavano, quindi lo volevo tenere per me perché sentivo una cosa troppo mia, cioè dicevo ma sto brano è troppo mio, ma perché lo devo condividere con gli altri? Sì, poi sai, mettersi... Ma è piaciuto poi, sì. È piaciuto tanto perché obiettivamente ho scritto qualcosa che molta gente ci può rivedere, anche se non è la stessa storia, certo. È una storia magari diversa, ma che lascia qualcosa che qualcun altro ha vissuto. Quando vedo brani come Monte Carlo che fanno 2 milioni e mezzo di streaming, quindi poco, sono brani che stanno lì, lavorano in sordina, però a live, quando facevo i DJ set, arriva, la certo, cantavano, certo. Vedi lì, costruendo bene, sono certo. Artisti che non fanno un quarto dei miei streaming, no, e fanno... Certo. 10 volte le persone che faccio io in discoteca fanno live, sì, quindi sì, sì. Dobbiamo sempre stare attenti ai numeri che è una macchina strana, è vero, stare attenti, sì, sì. Poi i numeroni piacciono a tutti, io è normale che vorrei fare anche io ogni canzone 20 milioni, certo. Quindi non è possibile, però ma non sputo sui 2 milioni, è vero, non però sui se 2 la milioni. Matematica vera non è un'opinione, la matematica dei numeri di internet a volte un pochino lo è, nel senso che ci sono tante questioni dietro e poi c'è la questione di come i brani arrivano, quanto arrivano. Io un brano lo posso ascoltare anche 3 volte, un brano che mi cambia la vita, perché ho bisogno che certo. Mi rimanga dentro, che lo assapori in un certo modo. Come e poi tante altre cose. Esatto, come tante altre cose, esatto. Il retro della copertina, c'è cioè un omino nel mirino che al di là... È incredibile, ma non no. È incredibile. È abbastanza... Roba. Fa un po' Public Enemy, è proprio Public Enemy, richiama un po', no? Roba. Se lo guardo quando c'è successo. Brividi. Che perché cazzo? Dico che cazzo, che cazzo? Ma che cazzo? E adesso te la posso fare fuori metafora, perché ci vediamo dopo tutto quello che è successo, com'è stare davvero da quella parte del mirino? Brutto, brutto, te dico brutto perché... allora, andiamo per gradi. Brutto ma ti porta anche tanto di positivo. Se sei forte, se riesci a capire... Se riesci a valutare da chi arrivano le critiche, perché arrivano le critiche, se riesci a capire il meccanismo della critica, sì. Che sia Sanremo è innegabile, Sanremo è stato costruito su di me. Punto. Io su Google Trends, se non sbaglio, puoi vedere le
le scrivere una parola e vedere quanto... Quante volte viene cercato. Io ero più alto di tutti, più alto di Cristiano Ronaldo, più alto di Matteo Salvini, più sì, alto sì, di sì. qualsiasi altra cosa, e lo sono stato per tutto il pre-festival fino al dopo festival. Mm-hmm. Poi dopo è successo, ci sono stati altri teatrini da sì, giocattolino sì, sì. e quindi... Non, meno male che non ci stavo io su quel tipo di trend. Sì, certo. Di sicuro è peggiore quella roba là per come la vedo io. Però devi essere capace, devi capire il perché sta avvenendo tutto quello. Perché a volte io mi alzavo la mattina e veramente dicevo: sono uno che uccide le donne, capito? Detto, perché te fanno credere veramente che tu sei quello. Oh, io mi alzavo la mattina, sei un pedofilo di merda, dicevano, pedofilo di merda, perché? E c'è la spiegazione secondo il loro punto certo. di vista. In una canzone dissi, queste puttane con le Lely Kelly non sanno che fottono con Junior Kelly. Puttane, nel gergo rap. Ma è puttana, questo, ecco sì. Te sei una puttana rapper, io, sì. io per te posso essere una puttana rapper. Loro dicono puttane, Lely Kelly, scarpe da bambino e poi fottere con questa cosa qua mi lasciò veramente incredulo, perché tra le tante citazioni dei pezzi ho pensato puoi non capire tante cose, ma fottere con vuol dire, hai capito, fottere, non mi puoi fregare, non mi puoi fregare. Io e te adesso stiamo parlando, stiamo fottendo, capito? Sì, stiamo ma fottendo, è questo, capito? E il fatto capito, non so sì, dire, certo, puoi essere vista sia in maniera il punto con è che me, non bro? Non, stai esatto, con me, bro? Esatto. Cioè anche in maniera scherzosa, è capito? Quello. Vuoi fregare me, bro? Capito? E quello punto non andrebbero spiegate, lì è arrivato all'incredibile. No, è arrivato all'incredibile e ripeto, devi capire dove arrivano le critiche. Se tu ti soffermi alla critica, all'articolo, agli insulti, sei morto. E questo non vuol dire sei morto psicologicamente e questo non vuol dire che anche chi le capisce non soffre, perché io ho sofferto quel periodo. Certo. È stato un momento io in cui volevo soltanto... Mi ricordo ancora, non manco vergogna, dal nervoso, piangevo nel van, io ho fatto le prove a Sanremo con la convinzione che venivo squalificato perché uccidevo le donne. Cioè, questo era il trick, sì. perché poi ragioni come loro. Quindi pensa come stavo a fare le prove io al festival, ritornavo dal van da solo, ancora mi ricordo, chiedevo a Veronica, dicevo, ma no, ma dai, ma torna con me, Veronica. La Ienar che segue il mio project manager, no? Gli dicevo, dai, però, ma torna con me, perché sentivo che stava per arrivare un crollo, ma non in senso che avevo bisogno, però certo. sentivo che avevo bisogno di fare una diagnosi che magari anzi bravo così avevo bisogno di fare due chiacchiere, no? Mm. E a volte veramente, tornando poi al discorso, una chiacchiera ti può salvare la vita. Sì, capito? Sì, perché è vero. Parlare, se io avessi avuto Veronica in quel momento là, magari mi sarei messo a parlare di tutt'altro sì. e invece no, ho aperto il telefono, mi sono messo, c'è avuto un crollo psicologico da nervosismo, sono arrivato a San Giuliano, perché vivo sempre sì. in periferia, da lì non me ci togli neanche se mi dai 3 milioni di euro. Sono cresciuto in periferia a Roma, sono venuto a Milano, potrei tranquillamente vivere certo. in centro, ma non ci voglio, io voglio vivere in periferia, e da lì ho preso e sono partito e mi sono tornato dai miei, perché avevo bisogno di stare a contatto con la gente che mi conosceva per certo. quello che sono. Capito? Certo. Proprio che so che sto con te, tu mi conosci, non te ne frega nulla, per te sono sempre Antonio, non so Junior Kelly, chiaro. Non sono il disco di platino, non sono certo. il portafoglio gonfio, non sono neanche il killer. Certo, ma ascolta, poi c'è stato tutto quello che c'è stato e ci sei passato attraverso secondo me bene, cosa che ha rasserenato molti di noi, perché beh, eravamo tutti di dagli cazzo. Pensi di essere riuscito a portare Antonio a qualcuno che prima non lo conosceva? Pensi che ci siano delle persone tra il pubblico di Sanremo che alla fine ha detto però invece alla fine... Sì, io sono contento di quello che è stato... La parte bella di Sanremo è stata solo quella per me. Alla fine, da che volevo andare lì da outsider alla Vasco, sì, nessuno sì, mi conosce, sì. non è un paragone per carità, certo. però arrivare lì che nessuno mi conosce, chi è Junior Kelly, spaccare... Io ho dovuto fare un altro tipo di Sanremo, quello di farmi conoscere, capito? Sì, sentivo sì. proprio il bisogno, non perché mi è stato indotto certo. da qualcun altro, sentivo il bisogno di farmi conoscere e sono sicuro al 100% che a qualcuno c'è stato. Ad esempio, dopo l'intervista che ho fatto a Verissimo, sì.
che ringrazio Silvia per quello spazio, perché è stato un momento in cui io sono riuscito veramente a spogliarmi un po'. E devo dire che mi sono arrivati una valanga di messaggi della gente che mi diceva: vedi la stupidità, vedi quanta ignoranza. Io non ti conoscevo, ma non ho parlato prima. Certo. Prima, capito? Non ho parlato prima. È quella la cosa. È che la gente, come dice la mia ragazza, che poi ne ha sofferto, i social sono la palestra dei frustrati. Te torni a casa, fai un lavoro di merda, certo, te rode il culo, va male con la tua ragazza, non c'hai una lira, sei insoddisfatto, che fai? Apri Instagram. Ti sfoghi. E ti sfoghi. Assolutamente. Capito? Quindi certo, la gente mi ha scritto: prima di giudicarti ho aspettato. Ringrazio ancora quella gran parte, perché poi sai bene che lasciare un commento negativo o una critica è molto più facile, è molto più smart che una critica, che un messaggio positivo. Certo, certo. A me tanta gente non ha pubblicato, non ha messo pubblicamente la vicinanza a me, ma io c'avevo una valanga di messaggi, certo, dalla mia, molti di più delle critiche. Ma sai che fortunatamente dico, capito? Non sono anni che così. Anni fa parlavo di questo con Dargen D'Amico, che mi fa: guarda, è incredibile, perché io non è che mi incazzo per il peso di chi mi viene a rompere i coglioni sulla canzone, il pezzo sei una merda, ti sei venduta, perché io so che è molto più facile scrivere quello. Se la canzone mi piace, bella, grande Dargen, me lo dico da solo, passa alla prossima. Sì, no, no, se la canzone è bella, ti beccano live. Sì, io non la foto di giro. Bravo. E poi se vuoi dire chi ti critica, ti chiede pure la foto in giro. A proposito di questo, che non c'è, ma a proposito di foto in giro, vai. Io mi ricordo che mi avevi raccontato che tu all'inizio hai iniziato per ridere, modificando le canzoni di Tiziano Ferro. Sì, vero. Confermo tutto. L'avrei conosciuta, Sanremo. No, l'ho visto. No, davvero. L'ho visto. Cazzo, probabilmente vissuto su quel palco. Non ho avuto modo di conoscerlo. Ma tu lo sai che non farò mai nomi, molta gente che io volevo conoscere. Perché gli dici qualcosa. Ti dico qualcosa. Ma molta gente che volevo conoscere, ad oggi ho conosciuto tanta gente che magari mi interessava meno, ad esempio, me conosci Tiziano Ferro, senza vergogna, per me sarebbe stato un onore, no? Certo. Cazzo, io ho iniziato a fare rap modificando le canzoni sue per fargli delle pischelle alle medie, perché stavo a parlare, fuori in campo scuola, ancora mi ricordo, che non me lo so spiegare, era la hit del momento, io la modificavo, da che ero uno sfigato, tutti quanti, fammi una rima, vedevo le pischelle ridevano, quindi continuavo a fare ste rime, e poi da lì, e ho iniziato a scrivere le mie, e quindi conoscere Tiziano per me sarebbe stato la chiusura del cerchio. Sì, però sì, vuol dire che ci sarà un modo più avanti, devo conoscere. Ma infatti sì, esatto, vuol dire che c'è tempo. Mentre Fiorello, volevo conoscerlo, grande, che faceva le in conferenza a Junior Kelly, l'ho invitato alla cresima di mia figlia, grande, cioè un grande, riuscire a fare ironia su quella roba lì, ma ironia pure giusta, perché mi ha difeso a me, grande, l'ho beccato, ci siamo conosciuti, ma mi ha scritto su Instagram, ci siamo seguiti, abbiamo scambiato due chiacchiere, capito? Questo è pure il bello, che fortunatamente incontri anche tanta altra gente dotata di un cervello pensante, senza disinformazione galoppante nelle nostre vene. Che è gente che a un certo palco ci è abituata anche a certe critiche da anni, e probabilmente sa come fare da cuscino, ed è riuscito di lui davvero a venire a capo di molto bene di una situazione che si stava complicando non solo per te. È stato un festival pieno di polemiche, ma usciamo un attimo da questo e veniamo invece, perché a microfoni spenti mi raccontavi, è una cosa che a me piace sempre tirare un po' fuori, no? In un artista sono tante le ispirazioni e le cose che stanno nella formazione, anche a livello, se vuoi, artistico, quindi la musica, ma anche i film e le serie TV. In questo momento le serie TV sono più famose dei film. In questo momento sì, molto più smart, capito? Ecco, se guarda, se ci pensi, la mia carriera, non so se io te lo dissi già all'intervista che facemmo. È corretto, facemmo? Sì, è corretto, è corretto. Ci tengo, lo so. No, perché poi parte una polemica. Non so parlare neanche in italiano, oltre che killer. Incredibile. Che facemmo? Io amo le serie TV, ma le amo anche perché io sto facendo la mia carriera una serie TV. Sì. Cioè io ho sempre fatto tutte le cose ad episodi, ho sempre lasciato qualcosa da scoprire al pubblico, mi piace questa cosa, mi vedo un po' come il regista del mio progetto, capito? Di chi tiene i fili, e quindi sì, vai. E le tue serie di riferimento? Allora, e io un panino, perché so che ce n'è da parlare. Lo stavo guardando, aspettavo te, vai, per non fare la più di quello. Allora, io
sono amante di serie, quindi ne amo tantissime. Ad esempio, voilà, adesso ti racconto questa e tu non mi vedrai mai. Breaking Bad. Ero fidanzato. Io sono ipocondriaco, tantissimo, perché sono cresciuto in ospedale, già sappiamo questa cosa qua, poi non so se ne parleremo oggi, ma vabbè, già la sappiamo. Ero fidanzato con una ragazza e guardavamo Breaking Bad insieme. Pensa che follia, no? Che crea il disturbo ossessivo compulsivo. Io ho sofferto da sempre disturbo ossessivo compulsivo, adesso la gente pensa che sono un psicopatico, dovuta proprio alla mia permanenza in ospedale per 4 anni. Io creavo dei riti scaramantici, come la luce due volte, stupidaggi, che cosa non faccio, però come ho prendere gli esempi. Tu pensa che il doc colpisce l'80% dei bambini, l'80%, poi in fase adolescenziale scende al 40%, più o meno, sto dando dei dati che più o meno ricordo, perché poi l'ho studiato, a me piace informarmi sulle cose. Certo. Ragazzi, informatevi sulle cose. Certo. Ok? E poi va a scemare fino al 10%, 12%, 8%, rimane una cosa molto bassa. Quando tu subisci dei traumi, quella percentuale alta non scende, cioè tu non vai a far parte di, certo, di una percentuale, tu rimani, sì, in quella, rimane lì. Rimani lì e quindi pensa del cervello che cosa crea, e per questo dico che fa bene poi parlare con i psicologi, psichiatri o parlare e basta, fa bene, come io in questo momento sto parlando con te, mi sta facendo bene. Mi lasciai con quella ragazza, smisi di guardare la serie TV. Guarda. Perché? Ti spiego perché. Perché sapevo già che Heisenberg moriva alla fine. E dico, se la continuo a guardare da solo, morirò anche io come è morto lui. Cioè, capisco che è follia, però è una sorta di scudo protettivo, certo, che io mi sono creato, ok? Poi, con gli anni, l'ho finita, certo, l'ho continuata, sì. Però sono molto affezionato alle serie. Le mie serie preferite, sicure, indubbiamente, sono per tanti versi Prison Break, proprio per tantissimi, perché l'idea di un fratello, io ho un fratello più grande, lì sono due fratelli, i tatuaggi, certo, mio fratello è tatuatore, io ho la mia vita addosso tatuata, lui aveva la planimetria del carcere, lo studiare ogni mossa, io mi rivedo molto in Michael Scofield, ma non che potrei andare a prendere, certo, un carcerato e liberarlo dal carcere, certo, attenzione, distinguiamo no, perché poi un attimo, anche qui esatto, che dobbiamo stare sempre attenti, esatto, però diciamo che mi rivedo molto nel calcolare le mosse. Ok, no, lui calcolava determinate mosse per uscire dal carcere. Io poi ho fatto i primi tre singoli, che sono Alcatraz, Guantanamo e Arkham. Sono tre carceri, certo, prigioni. La mia prigione era il mio paese, sì, dovevo uscire dal mio paese, quindi calcolavo ogni singola cosa per uscire dalla mia prigione mentale, certo, e dalla prigione del paese, dalla gabbia che il paese ti mette intorno. Quindi mi rivedo lì e sono serie di, è una serie TV che avrò visto 10 volte, non mi stanca. Poi c'è anche la serie TV che mi ha fatto crescere, cioè è cresciuta con me a livello adolescenziale, che è The Orange County. Sì. E a differenza di Prison Break, lì non mi rivedo nei personaggi. Mi rivedo nella mentalità di quello che accade, no? E come ti accennavo te in privato, Orange County è il mio paese portato a livello esponenziale, corretto? Sì. Messo alzato, cioè sì, tutto pompato, sì, no? Sì. È come un rapper che fa una canzone, è ovunque nei primi tre mesi e poi fuffa. Esatto, quello sarebbe Focene, sarebbe sarebbe Focene pompata. Beh, bellissimo, cioè, una roba geniale. Esatto, e devo dire che mi ha segnato tanto, perché poi rivedo, che la sto rivedendo adesso, rivedo tanto della mia vita privata trascorsa in fase adolescenziale. Lì c'era lo champagne, certo, da noi c'era la Peroni, però la rivedo molto in quello che ho vissuto io, dico, e la vedi poi quando la riguardi da grande, quando tu una serie la riguardi da grande, tu la segui da ragazzo. Ma è, guarda, ce l'ho anch'io le serie così, ti rivivi la tua adolescenza, vero, cioè ti ci ricali dentro come con la fune, è poi, come se, cioè,
è come se veramente tu fossi uno dei protagonisti. Sì. In certi versi, no? O comunque, anche se non sei uno dei protagonisti, rivivi le situazioni che magari vive quel protagonista là. Sì, anche se non lo sei. Sì, sì. Come il protagonista. E ti dirò di più. Le serie con tante stagioni, tu le scopri da pischello e ti riconosci come il personaggio nelle prime stagioni. Le guardi anni dopo perché sei legato di qua di là, guardi la quarta stagione e dici, sono lì, cazzo. Sì, sì, sì. È incredibile, sì, sì, è incredibile sta roba qua, si crea veramente un legame. Purtroppo siamo quasi in chiusa, perché ho finito una birra, che è il metronomo della nostra chiacchiera. Ok. È la clessidra. E quindi ti devo chiedere di fare il famoso passo fuori dal rap, anzi prima facciamolo dentro. Il tuo disco è un disco. Sì. A tutto tondo. Ci sono dischi, lavori del rap italiano che a te piacciono in questo momento, che ti convincono, allora, nel tanto che esce quasi... Allora, sì, ti dico che poi io ascolto poco rap italiano, perché sennò rischi di farti influenzare, certo, e di andare, tra virgolette, a copiare o comunque, certo, vai in quella direzione. Quindi ascolto poco rap italiano. Se devo prendere un disco che secondo me veramente è strutturato bene, è fatto bene, mi ha trasmesso qualcosa... in due ascolti, perché sì, poi quello l'ho ascoltato, sì, è il disco di Marra. Perché ti faccio questo esempio qua? Perché spesso e volentieri escono i dischi in base all'hype. Sì. Ok? Sì, sì, sì. Uno fa uscire un disco, l'artista è in hype, fa un disco. Sì. Poi ascoltiamo il disco e ci stanno quattro singoli, sì, cinque, sì, singoli. Sì. La raccolta singoli, sei di riempimento, esatto, che non mi dicono niente. Tre. Due featuring a caso. Due singoli forti. Sì, sì, sì. Quello che ho notato nel disco di Marra, e secondo me questa è la chiave che poi ti porta ad avere un successo ciotto, ciccia, sì, carne, sì, è il dire, il racchiudere uno stato d'animo lungo tot mesi, tot anni, tot situazioni sentimentali, tot, certo, delusioni lavorative, tante cose, poi... Non sto parlando proprio del, certo, disco di Marra in queste cose, sì, qua. Sì, sì, certo. Racchiudere tutto questo in un percorso che è un disco, come se fosse appunto una puntata di ogni serie di una, sì, serie TV, puntata, sì, per puntata, sì, canzone dopo canzone, di trasmettere. E non è un caso se il disco di Marra ha avuto tutto questo successo, capito? Non è un caso, perché è un disco pieno, è ciccia, capito? È carne, sì, tu te la mangi quella roba là, capito? Chiaro. E quindi ti dico, quello è uno dei dischi, anche se non è che io non mi sono messo ad ascoltare, certo, il disco di Marra per un mese di fila, perché comunque mi reputo un collega a tutto tondo, certo, anche di Marra, di tutti gli altri artisti, mi reputo un collega, quindi ti dico, non è che l'ho ascoltato un mese di fila, però la percezione che a me mi ha dato quel disco è che lui ha raccontato qualcosa. Facciamo un passo fuori, come sempre. Fuori dal rap, non un pezzo singolo, ma adesso c'è qualcosa che ti ascolti, che ti piace, che ti sentiresti di consigliare, magari la gente non conosce abbastanza. Visto che sto riguardando The O.C., sì, ultimamente, consiglio California dei Phantom Planet, che è la colonna sonora, sì, che poi sono andato a leggere gli aneddoti sulla serie, no? A me piace leggere quello che è accaduto nel backstage, certo, addirittura certi protagonisti non dovevano essere protagonisti, la colonna sonora doveva cambiare canzone ogni puntata, poi hanno tenuto quella, certo, sai, no? Sì. Quindi California dei Phantom Planet è una cosa che mi sto ascoltando ultimamente nella mia playlist che ascolto, e poi... Stupidaggine, la sentivo anche prima di riguardarmi la serie, però poi ho visto che nella serie hanno fatto anche una comparsata i The Killers, se non erro, sì, sì, con Somebody Told Me. Che bomba! Quella è una hit incredibile. E quindi già l'ascoltavo da prima, però mi sento di consigliarla, perché poi quando ho rivisto la serie, ho rivisto là, me l'ho scordato, sai, a volte ti scordi qualcosa. Sì, sì, vanno nei cassetti. Succedeva questo nella serie. Sì, sì, sì. Me l'ho scordato. Quando l'ho rivisto ho detto, cavolo, ma li stavo ascoltando un mese fa prima di ricominciare la serie. Pazzesco. E quindi sì, questi due brani sicuramente. Grazie mille, Junior, per la chiacchiera, e io spero che ci si veda presto per un'altra birra. Assolutamente, pure senza telecamere. Ma certo, bocca al lupo per tutti. Bello.